RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. E di nuovo il più cordiale ben connessi giunge a tutti quanti voi da parte mia, Roberto De Angelis, RDA Radio 1, questa web radio che naturalmente fa parte di un circuito di web radio, e siamo da Penna in Teverina, in provincia di Terni, su onlineradiobox.com. Ricordo ancora una volta onlineradiobox.com. Ringrazio l'amico di sempre, ormai da 50 anni e passa, dici poi diciamo l'età, Valentina, Valentina la mia assistente di studio che entra in onda adesso. Allora, dicevo, l'età, ma l'età lascia il tempo che trovo, io ho 240 anni, lo dico apertamente, tranquillamente. Allora, tutto questo per stare pronti, Terni è entrata in onda, San Pierniceto di Messina in questo istante, perfetto. Abbiamo allora il modo di parlare un attimo di spettacolo, di show, che poi fa parte anche dell'ambito cultura, perché il divertimento, lo spettacolo, il gran varietà elaborato e formulato bene fa parte anche della nostra cultura. Entriamo con i riflettori su Festival Italia in Musica. Valentina, sì, ti pareva, certo, è normale, no? Festival Italia in Musica, che è condotto egregiamente da Paola Dellicolli, direttore artistico, e Franco Renzi, va in onda tutti i sabati in diretta alle ore 21:20 esattamente sul canale 13 di Lazio TV. Tra i vari elementi di Festival Italia in Musica, mentre stiamo sempre aspettando se Paola si libera dalla sua riunione, abbiamo una componente che io definirei eccezionale. Eccezionale perché, poi le lascio la linea, farà tutto lei per due ore di seguito, io non dico più nulla, perché sia che preparato minuziosamente, perché questa signora ci tiene a ogni minimo particolare, sia programmato lì per lì con l'improvvisazione, le sue coreografie, deve piovere, chiedo scusa, di danza e di ballo risultano veramente perfette. Sto parlando naturalmente del corpo di ballo flash dance di Cassino, capitanato naturalmente dalla signora Concetta Migliaccio. Concetta, benvenuta qui su RDA Radio 1, su R Project, naturalmente, in questo box di cultura, ballo, divertimento, show e via discorrendo. Concetta, buonasera a te. Buonasera, salve a tutti e grazie per questa splendida premessa iniziale. Allora, Festival Italia in Musica, flash dance e corpo di ballo. Allora, vediamo, quando è nata flash dance? Guarda, mi risulta difficile anche ricordarlo, perché è nata veramente tanti anni fa. Intorno agli anni 90 ho cominciato a, oltre alla mia danza di tutti i giorni, che era semplicemente un hobby, a manifestare questa grande voglia di andare oltre, e mi piaceva proprio l'insegnamento, per cui mio padre ha colto questa cosa al volo e mi ha creato uno spazio.
e in questo spazio io ho cominciato a far nascere la scuola che ho deciso di chiamare Flashdance. Ovviamente facilmente comprensibile il fatto che sia stata chiamata Flashdance, perché in quel periodo usciva il film Flashdance, bellissimo film musicale, no? Insieme a Grease, meraviglioso, esatto, insieme alla Febbre del Sabato Sera. Questo era di chiaramente natura differente, però chiamava il ballo, e non solo chiamava il ballo, perché aveva pure una bella trama che ti che dà oltretutto un impatto romantica, sulla vita, no? Romantica, e che e diciamo in vari ambiti era bello, perché prendeva tanti ambiti della vita di ogni giorno. E prima cosa che mi colpiva era il sacrificio di questa ragazza, la protagonista, che pur di danzare lavorava in questo posto che era proprio un posto, diciamo, adatto più all'uomo che alla donna. Esatto, se sì, sì, sì. E lei disposta a tutto pur di continuare col suo sogno, di coltivare il suo sogno, di permettersi il suo sogno. Quindi per me un'eroina, e decido di chiamarlo Flashdance, di chiamare questa scuola Flashdance. E ora quando usciamo, quando danziamo, qualsiasi cosa facciamo, siamo il corpo di ballo Flashdance. Ricordiamo la sede, se vuoi, di Flashdance, naturalmente. Ci troviamo a Cassino, in via Appia Nuova 39, e ci troviamo di fronte allo stadio comunale. Non ci si può sbagliare, difatti, è lo stadio del Cassino. No, è difficile sbagliarsi. Anche perché quando ero bimbo, in fasce, tra virgolette, in quello stadio ci ho fatto 4 radiocronache per una radio privata, per cui me ne ricordo ben volentieri. Erano altri tempi, Concetta. Altri tempi. Vabbè. Avevo molti più capelli di quelli che tu vedi, che sono rimasti, sono 4, si contano, naturalmente parlando. Allora, dentro questa scuola di ballo, tu sei praticamente la coordinatrice generale? Io sono, guarda, mi chiamano tutti maestra, la maestra. Sì, perfetto. E da sempre, ma questo ruolo me lo sono un po' rubato, tra virgolette. Io quando racconto la mia storia dico, non vengo da un'accademia di danza classica, ma vengo da una scuola di danza, infatti colgo l'occasione. Sono poi immersa e a capofitto su questo questa disciplina, questa arte, chiamiamola arte, sì, perché effettivamente è una grande arte, e ho proseguito da lì in poi, dai miei 16 anni in poi, a fare stage, sono andata in giro, comunque pur di accrescere questo mio sapere. Ma dentro di me c'è sempre stato qualcosa, non so, forse dipenderà da, è un fattore ereditario, da qualcuno che ha avuto nel passato, che amava. Perfetto. Tanto. Anche perché poi, se uno va sul tuo canale di Facebook, sulla tua pagina personale, nota subito il post fissato in alto dove il ballo è la mia vita, è tutto per te. È tutto, è la mia salvezza quotidiana, perché sono anche una maestra, insegno educazione motoria nelle scuole elementari, e i miei bambini fanno motoria, ma fanno motoria al ritmo, dico io sempre, nel senso che il più delle volte uso la musica, utilizzo la musica, che è un ottimo aiutante proprio per energizzare. Già i bambini sono energici di loro, però diciamo che aiuta tantissimo in questa disciplina, la completa. E io, nonostante i miei alti e bassi, nonostante tutto quello che passiamo quotidianamente ognuno di noi nella nostra vita, è sempre questo momento, la danza e la mia creatività, cioè il momento in cui creo, che diventa la salvezza del mio essere, del mio vivere, del mio quotidiano. Sì, del tuo quotidiano, praticamente proiettato nella vita di tutti i giorni, aiuta a ragionare, a decidere, perché ti forma poi una disciplina interiore, anche se non te ne accorgi, ce l'hai poi nella tua psiche, e ti aiuta nei momenti forse negativi e più negativi dell'esistenza umana, perché tu ti rifugi in questa arte, con la A maiuscola, in questo ballo, magari ritrovando quella forza
che magari viene a mancare ogni tanto. Che eventualmente viene a mancare davanti a determinate situazioni, no? Quindi certo, prendiamo come esempio la pandemia, il nostro stare chiusi dentro, ecco, ha penalizzato tutti i settori e in grande, proprio un grande, una grande, come posso dire, non mi viene neanche il termine in questo momento, però è stata veramente penalizzata soprattutto per noi del settore dello spettacolo, perché siamo proprio stati costretti a interrompere completamente. Questo ci ha portato purtroppo Anche perché lo spettacolo è il contatto con il pubblico, c'è il contatto diretto, il contatto televisivo, non si poteva andare da nessuna parte né a registrare né a programmare live, ma lì ci siamo salvati con le dirette da casa e io ho mantenuto i rapporti con le mie alunne, con le mie allieve, le mie piccole ballerine, sia quelle piccine che quelle più grandi, attraverso questo telefono. Attraverso questo telefono abbiamo fatto lezioni intere di danza e non ci siamo mai fermate, perché complimenti. Poi dico, la salvezza è consiste in questo, perciò aiuta tantissimo questo. Concetta, ma la tua ballerina più piccolina di età quanti anni ha? La più piccolina ha circa 3 anni, credo che li abbia appena fatti, sì. E si chiama Michelle, è una meraviglia, una biondina bellissima. Poi ho tante bambine comunque che vanno a crescere pian piano, i gruppi sono abbastanza misti, soprattutto dopo la pandemia, mentre prima esistevano dei corsi solo di bimbe di 5-6 anni, solo di bimbe di 7-8-9, adesso si ritrovano un po' accorpate, diciamo, perché purtroppo hanno abbandonato e quindi ti ritrovi, ecco, a riformare e riformulare dei gruppi e le si trovano insieme bimbe piccine con bimbe un po' più grandi, però sono tutte peperine, sono tutte già pronte per la strada giusta. Io improvviso anche con loro, devo dire, e uso questa tecnica per divertirle, sì, oltre a divertirmi, e funziona, perché come vedi anche lì a Festival Italia in Musica noi improvvisiamo tantissimo e quasi non si direbbe che è una cosa improvvisata. No, giustamente, anche perché se io tante volte non chiedevo a te, pensavo che la coreografia fosse stata studiata, provata, preparata, poi tu con un sorriso smagliante, ma no, l'abbiamo fatta al volo, perché non era previsto, l'abbiamo fatta, è venuta fuori così. E devo essere sincero che queste coreografie fatte poi in pochi metri quadri, parliamoci chiaro, che anche quello è questione di spazio, sono venute perfette. Allora Roberto, ci tengo anche a dire questa cosa, sì. Ovviamente in base allo spazio che ho io costruisco le mie coreografie e le mie performance, tenendo conto anche che lo spazio è limitato e tenendo conto cosa abbiamo alle spalle, tenendo conto quando dobbiamo andare ad impreziosire un artista che si sta esibendo, no? Certo. Quindi lo abbiamo al centro, per cui si muove anche lui, per cui noi sappiamo che non possiamo andare oltre quel passo avanti, indietro, destra, sinistra, insomma è un po' giocata così. Ma se avessi lo spazio di cui necessito, me lo immagino, guarda, potrei fare tutt'altro. Esatto, però, vabbè, però diciamo che in quella trasmissione è così. Io ricordo tanti anni fa, quando conducevo Musica sotto le stelle, risale a 2 giorni fa esattamente, tra il 1996 e il 2000, mi sa che tu non eri neanche nata, tra parentesi, e praticamente in uno spazio, in una tavola di 42 metri quadri, un 6x7 per capirci, si sono esibite 50 bambine di un corpo di ballo con lo schiaccianoci di Tchaikovsky. E io l'ho visto ed è bellissimo. Ecco, e non ti dico perché la maestra che c'era chiaramente le ha preparate artisticamente, però lì comincia a inserire 50 ragazzine, poi c'è qualcuno dalla regia che mi ha detto: senti, mettine solo 20, all'altra gli dice che purtroppo faranno solo pubblico. Quando ho visto delle mamme agguerrite, dire poco, perché avevano tutte le ragioni della terra, allora ci siamo inventati quel piccolo spazio affollato, ma mi sembra, chiedo a chi ne sa più di me, che quelle bambine veramente hanno dato il meglio di se stesse, no? Ma come, quella è una prova incredibile, sapersi muovere, la prima cosa che può
far ritenere un ballerino veramente capace è proprio quella di potersi muovere non avendo lo spazio ed esprimersi ugualmente, trasmettere ugualmente. È grande segno di professionalità questo. Sì, sì, sì. Le bambine saranno state veramente preparate egregiamente dagli insegnanti. Certo, e quelle bambine che oggi poi sono delle ragazze, delle donne, perché certo, gli anni sono passati. Io quando rivedo quel video, non so perché, c'ho sempre un senso di emozione molto forte. Prima per lo spettacolo del ballo, secondo perché penso che avevo anni di meno e sinceramente preferivo. Poi ecco, io avevo pensato che dopo quell'esperienza avrei chiuso o appeso, come si dice, il microfono al chiodo. Hai visto quando stai in astinenza e cominci che non sai che devi fare, che non devi fare, eccetera eccetera? Poi ho detto tra me e me, se questo hobby, questa situazione mi dà la forza per andare avanti, come dici te, mi dà la forza per ritornare su quando casco, che cado per terra, pure disintegrato, ma ritorno su, vuol dire che allora c'è qualcosa di... sì, è quella la strada. Diciamo, c'è qualcosa di speciale per cui fino a che la luce umana mi regge, non vedo perché ne devo fare a meno, no? Giustissimo. Vero? Giustissimo. Le passioni vanno coltivate fino a che si vive, fino a che si ce la fa. È proprio così. Ma io mi sono promesso che una trasmissione quando avrò 93 anni la vorrei fare, e anche lì, in quel momento, quando sarà, intervisto Concetta Migliaccio, chi lo sa? Ah sì, certo, ma chi lo sa? Eh no, anche perché tu tieni 22 anni, io ne tengo già quelli che ho, quindi sarai, diciamo, una donna più formata, no? Certo, eh? Sei molto gentile quando... Per carità. Oh, mi dicono, perché io sai, ho sguinzagliato delle persone per avere informazioni, no? Sì. C'è un finto reporter, non lo so, però un fotografo, che mi ha detto che tu negli occhi c'hai la bellezza della costiera amalfitana. Ti corrisponde? Mi è stato detto questo molto carinamente, non so se corrisponde, io posso solo che ringraziare, perché se si vede questo... tanto, cioè, guarda, posso solo che ringraziare, perché è un grande complimento. Esatto, e poi la costiera amalfitana, come tanti altri scorci d'Italia, è veramente un paradiso, un paradiso sulla terra, che tu dici c'è il creato, c'è l'opera del creatore, chiunque egli sia, per carità. Adesso non è che stiamo facendo lezione di religione, però c'è un qualcuno che è sopra di noi, che ha creato tutto questo. Sarà il Big Bang, ma il Big Bang è originato da qualcos'altro, insomma, non è che è stato tutto meccanico all'improvviso, quindi ed è uno sprone a non rovinare questo pianeta, questi luoghi che sono veramente dei paradisi, e l'uomo per rovinare l'ambiente è fatto apposta, Purtroppo sì, purtroppo ecco, sì. Non è, sinceramente, è una cosa di cui andiamo fieri. Avevamo detto la ballerina più giovane, e quella quella più elevata di età, anziana. Ho trovato il sistema. Allora, quella che è più esperta, che ho da più anni, è la mia collaboratrice, Giorgia Burmo, e il mio braccio destro. Un saluto a Giorgia, va tutto quanto per Giorgia. Un saluto a Giorgia, alla mia Giorgia, alla mia biondina. Beh, lei no, l'ho proprio cresciuta, nel senso è cresciuta, e io sono cresciuta con lei poi alla fine, perché ero un po' ancora inesperta anche io. Cioè, praticamente da piccina poi è passata a diventare una mia grandissima spalla, e quando io devo uscire e dobbiamo essere solo in due, siamo io e lei. Qualsiasi cosa si debba fare all'improvviso, siamo sempre io e lei. Ho anche Francesca, un'altra ragazza che si è inserita dopo, molto brava, che si è rotta questo dito, poverina, da poco, ma nonostante ciò non si ferma. E nonostante ciò domani poi si esibirà con tutto il dito rotto. Si esibirà, Non vi ferma niente e nessuno, praticamente. A noi non ci facciamo fermare, Roberto, perché a parte che ci sono stati momenti in cui ci siamo un po' perse d'animo, come ti ho detto, durante la pandemia, ma quando abbiamo visto quello spiraglio di luce e quel poter riprenderci, abbiamo lottato con le unghie e con i denti, ma abbiamo detto dobbiamo farci sentire di nuovo, perché altrimenti muore questa disciplina, purtroppo, questa arte sta passando un po' in secondo
come posso dire, livello, perché sì. Era coltivato così tanto bene anche dalle mamme, perché era un percorso che ogni mamma voleva, quasi ogni mamma voleva facesse la propria figlia, quindi era un qualcosa che accompagnava lo studio e intervallava lo studio, quindi bellissima da coltivare. Oggi invece molte ragazzine dopo la pandemia hanno mollato e si dedicano ai TikTok magari, ma non vanno più a danza. Le scuole di danza non va bene, non va assolutamente bene. Non va bene assolutamente. Io ancora combatto per buttare questa forte energia, per farci vedere, per farci sentire, però si sta spegnendo un po' questa luce sulle scuole e quindi di danza, per cui ecco, è vero, è un po', è una cosa che fa un po' male, dobbiamo cercare. No, no. Guarda, ti dico, collegato a questo, che io quando stavo diverso tempo fa a Televita e a Telesimpati, che erano due emittenti, una di Rocca Priore e una di Roma, abbiamo avuto delle trasmissioni per rilanciare il balletto in senso totale, in senso completo, anche facendo delle esortazioni alla RAI, perché la RAI è quello che ha seguito di più il balletto, Mediaset purtroppo, non lo so, per scelte editoriali molto molto di meno. Il balletto una volta in RAI aveva un'importanza rilevante, magari da ragazzino o da ragazzetto facevi uffa che noia, sempre sti balletti eccetera. Quando cominci a crescerti e ad evolverti, non è tanto il passo di danza in se stesso, è il significato intrinseco che rappresenta in quel momento, perché se tu formuli e espliciti un balletto dedicato a un'opera classica, c'è tutto il significato e l'essenza di quell'opera classica. Se vuoi fare un ballo freddo, RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. C'è tutto e che aumenta, amplifica il significato di ogni cosa, nel senso che noi quando andiamo a interpretare un brano che un artista, soprattutto quando è preparato, ovviamente studiato, andiamo ad impreziosire quello che lui sta in qualche modo in quel momento cantando, in qualche modo vuole trasmettere, noi amplifichiamo perché è quel di più, non toglie ma dà molto di più, quindi è bello quando si unisce l'una all'altra cosa, capito? Quindi sono certo, due arti insieme. Allora, ci sono delle curiosità e delle felicitazioni perché noi tutti siamo collegati in questo istante. Allora, Vincenzo Di Guida, mi metto anche sugli attenti perché è il direttore della testata giornalistica. Il dottor Vincenzo Di Guida ti fa i suoi complimenti da Napoli, guarda caso, e dice: ma sta bellezza costiera amalfitana, e poi dottore, poi le spiegherò tutto. Mentre il nostro direttore editoriale di radiovacanze.com, perché non ci facciamo mancare nulla, Gianluigi Leoni, dice: beh, se ha due occhi così sono due rubini o due diamanti. Mamma mia, oggi andiamo proprio guarda, questi complimenti oggi mi fanno proprio bene, devo dire la verità, perché sono cose graditissime. Oh, ringrazio tutti. E invece la nostra assistente di studio, la mia assistente di studio da Napoli, che mi contrasta sempre, non c'è mai una puntata che va liscia e serena, invece questa è una domanda seria, ma secondo la maestra Concetta Migliaccio è migliore un ballo classico, uno studio di ballo classico e poi passare pure alla danza moderna, oppure se uno ama solo la danza moderna segue quel filone e basta? È bellissima domanda, io mi trovo a difendere la mia categoria, però che non nasce dal classico. Io penso che quando si ha qualcosa dentro non è importante per forza fare quei determinati passaggi,
perché ci sono grandissimi e grandissimi artisti che girano anche il mondo e che sono diventati noti e che, tanto di cappello, perché veramente sono grandi artisti espertissimi, che non vengono tutti dalla danza classica. Non è un passaggio per me per forza da considerare. Adesso la Celentano mi mangerebbe, perché la Celentano è continuamente, cioè dice solo questo, imperterrita: senza la danza classica non vai da nessuna parte. Io penso che invece, attraverso lo studio di una danza ovviamente ben fatta, certo, da un insegnante come si deve, si riesca poi a studiare anche la tecnica e le basi fondamentali per poter poi, che vengono dalla danza classica, perché anche la mia danza modern che ho fatto da sempre aveva il plié, aveva tutto quello che ha la danza classica. Ovviamente è studiato in altro modo dai ballerini classici, loro sono proprio severi e ore e ore e ore sullo stesso passo, noi magari lavoriamo in un altro modo. Però penso sempre che la danza moderna sia più accessibile, cioè nel senso che chiunque oggi decida si iscrive e scopre di avere questa risorsa, si iscrive in una scuola di danza moderna, e perché non può, se non ha, che ne so, non può coltivarla se non ha fatto determinati anni prima di danza classica. Cioè, ognuno ha una scelta libera e sceglie liberamente il sentiero. Io penso che un grande ballerino può essere grande ballerino anche senza aver avuto un percorso per forza di danza classica. Certo, poi c'è quello che ha fatto quello e poi anche l'altro ha proseguito, magari con la moderna oppure con un altro stile, e magari forse ha sicuramente quel qualcosina in più. Però penso che la libertà, che ci possa uscire l'elemento eccezionale anche da un ballerino che ha sempre solo fatto danza moderna. Mi trovo completamente completamente d'accordo. Dal ballo passiamo un attimo ai gusti musicali. Hai parlato di flash dance, ma il tuo gusto musicale preferito è sempre la dance music, la disco music, o spazi su tutti i settori della musica? No, allora io spazio veramente su tutti i settori della musica, perché posso danzarti la Carmen, perché la Carmen è qualcosa di eccezionale, che solo a sentire le prime note ti viene voglia di metterti a danzare, anche improvvisando. Io spazio su tutti i tipi di musica, perché mi piace la musica in generale, quindi amo soprattutto la danza moderna, quindi la dance è quella che, diciamo, coltivo di più. È vero. Però poi, ecco, l'afrocubano, quindi i ritmi un po' afreggianti, i ritmi che vengono da... cioè mi piace proprio spaziare. Questo non me lo... la musica è tutta bellissima. Mi deve sì, piacere. Non ce n'è una più brutta. È vero. Però, maestra Migliaccio, qui mi rivolgo pure alla tua competenza più specifica e più tecnica rispetto alla mia, perché io faccio il presentatore, ritorno a fare il DJ dopo tanti anni, che ero ragazzo, era un altro discorso, adesso lo faccio magari anche con un pizzico di nostalgia, ricordando quei tempi in cui ci si accontentava di poco e si era felici. Non era come oggi, che se non hai quello e quell'altro la vita non è vita, assolutamente no. Ma era meglio la disco music dell'epoca, quando è nata, quando è sorta, o questo rumore elettronico chiamato techno music, che si può sviluppare anche al computer con determinati programmi, sono tre note che si ripetono più di un'ora, esci con una testa gonfia, ma veramente gonfia, pure che ti sei divertito, hai ballato in pedana, secondo me rimane il vuoto. Invece con la disco music dell'epoca, costruita proprio per far ballare le persone in pedana, dentro casa, al mare, dovunque ci si trovava, forse era più a contatto diretto con la persona, non lo so. Allora, guarda, Roberto, qui sfondi una porta aperta, perché io... sai perché, aspetta, la domanda, ho capito cosa scusa se ti fermo un attimo. Sai perché sono contentissimo? Perché la differenza tra me e te è di 240 anni. Se io trovo una persona che ha 240 anni meno di me, la pensa come me, adesso vado a prendere il Moët Chandon, allora, e festeggio. Per me
per me la danza anni 80 e 90, ma 80 è imbattibile proprio sotto tutti i fronti, perché mentre la musica dance non solo aveva un ritmo che ti faceva scatenare, che ti portava in pista immediatamente, ma era anche la melodia, anche, cioè, non c'era un rumore, come l'hai giustamente definito tu, perché la penso anche io così, di sottofondo che ti faceva solo scoppiare il cervello alla fine, che sì, ti fa solo. Sì, sì, è vero. Io penso che i pezzi più belli li abbiamo avuti negli anni 70, 80, 90, 70 non troppo me li posso, cioè non li ho trattati molto, diciamo. Io sono cresciuta con quella musica, mi è piaciuta sempre e continua. Oggi ai ragazzi che sono proprio 17enni, alle ragazze giovani, le giovanissime, diciamo, ha ancora a far sentire, danzare questa musica, perché io trovo che sia la più bella in assoluto. E tutt'oggi, quando stiamo ballando o ci troviamo da qualche parte e c'è musica attuale, chiamiamola così, la musica del futuro, no? Io la chiamerei proprio del futuro, all'improvviso ti arriva quel brano degli anni 80. Non c'è nessuno che smette, anzi tutti danzano, tutti ballano, cioè c'è proprio un qualcosa, una magia nell'aria, sì. Perché un'altra musica ben fatta, artisti indimenticabili, cioè nomi indimenticabili, ed è un'altra musica. Io ci faccio tutte le mie lezioni di aerobic dance. Però questa è una bella nota che si aggiunge in più a questi gusti musicali che io oserei definire eterni. Ti dico, da quest'altra parte, tu sai che noi il sabato notte facciamo disco music, dance music, e chiaramente dobbiamo rispettare delle linee editoriali dove trattiamo un po' tutti gli stili, ma su richiesta dei nostri web radio ascoltatori e ascoltatrici, loro ascolterebbero sempre e soltanto disco music 70-80 con qualche piccola parte di 90. È chiaro che ogni sabato non può essere la fotocopia dell'altro, ci mancherebbe altro. Però la nota bella, umana, è che noi, come te, a un corpo di ballo, noi abbiamo un corpo di collaboratori e collaboratrici di diversa età, no? C'è per esempio il sottoscritto che ha 240 anni, Gian Piero Bindi che è con me da una vita, quando fondammo Antenna Romana 1 in modulazioni di frequenza nel 76 addirittura, e poi si sono avvicinati dei ragazzi e delle ragazze che effettivamente, imparandolo attraverso il computer, noi ce lo facevano imparare sui piatti, che era molto più difficile i mixaggi, fanno discoteca. Ebbene, noi abbiamo notato da due sabati a questa parte che le figlie di qualcuno dei nostri componenti si sono messe in console, e noi pensavamo, ecco, arrivata la techno music abbiamo chiuso, chiudiamo baracca. Hanno messo disco music perché dice che c'è armonia, ed è giusto, metrica, pure sulle righe del pentagramma, e vedo che la gente di qualsiasi età che frequenta questa discoteca, non posso fare il nome perché è pubblicità, che sta poi lì a Penna in Teberina, praticamente balla per ore e ore di seguito. Io tante volte mi meraviglio, mi preoccupo anche un po', che gente che ha 70, 72, 75 si scatena come ai tempi che aveva 25 anni. Quindi questo vuol dire che quella musica ha lasciato un qualcosa dentro di noi. Quella musica ha un potere che non ha la musica di oggi, purtroppo, tranne qualche eccezione, perché esce anche il pezzo molto molto, cioè io lo chiamo completo, dove c'è, non c'è solo quel rumore di sottofondo, quel tonfo continuativo che ti manda proprio in tilt. Io comunque sono e resto dell'opinione che la musica degli anni 80-90 è imbattibile, perché ha un qualcosa in più, parliamoci, è un qualcosa in più che tu non riesci neanche a definire con le parole idonee a volte, no? Però è un qualcosa che ti tocca dentro, ti fa scatenare, ti fa riflettere, uno si scatena. Poi magari chi è più, tra virgolette, introverso e riservato come me, cioè che è più
bloccato nel ballo che farebbe ridere in pedana, tra parentesi. Praticamente uno si sfoga anche dentro la propria stanza quando sente questa musica, se la fa sua. E su quella musica ci sono tanti bei ricordi, ci sono anche altri ricordi purtroppo meno belli, però c'è un arco della tua vita. Non so se hai la stessa sensazione. Certo, è vero. Come pure sui brani di musica leggera, tanti brani ci appartengono perché in una determinata canzone magari noi riscontriamo un episodio di vita che ci ha contraddistinto, sia in positivo che in negativo, ma è come se quella canzone, in quel momento che l'ascoltiamo, l'avessero scritta esclusivamente per noi. È vero. Quindi sono musica, ballo, danza, sono delle arti che mai tramonteranno. Domanda tecnica: ma perché la danza, il balletto sono sempre messi in un cantuccio, si dice così in gergo, no? Sono sempre messi verso un box. E meno male che Mamma Rai, contestabile per tante altre cose, ha formulato Rai 5, che è cultura, che è spettacolo, che è danza. Sempre da parte. Ecco, magari se Rai 5 rispolverasse ancora di più la danza e il balletto, non sarebbe veramente male. Darebbero belle, appunto, trasmissioni dove, ecco, ci fosse un po' più questo aspetto. E questo permetterebbe anche alle scuole di danza di non morire mai, di proseguire questo percorso che poi è così importante, ripeto, per i ragazzi, per i bambini, perché li accompagna in un periodo che diventa poi crescita, che contribuisce alla formazione del carattere, che ti dà sicurezza, che ti rende più anche, diciamo, affabile nei confronti della gente, perché delle paure vengono meno quando tu sei, tra virgolette, costretto, ma non è neanche il termine giusto, però tu devi ballare, devi danzare davanti a telecamere, persone, pubblico, eccetera eccetera. Anche se sei timidissimo, l'amore per la danza, per la musica, per quell'arte ti porta a superare questa timidezza, questa introversione. E questo è vero, fa sì che oggi, domani, dopodomani tu rafforzi le tue paure, cioè le tue, rafforzi il tuo carattere, quindi è vero. Svanisce la paura, perché deve svanire, altrimenti non ci si trova, insomma, non c'è questo percorso di crescita, ma è inevitabile, così come chi deve cantare, sembra che non hai la voce, poi... Ma anche chi deve, guarda, ti giuro, anche chi deve presentare, perché le mie prime volte erano solo 50 persone, le gambe mi hanno cominciato a oscillare come aghi e non riuscivo a dire neanche buonasera. È vero. C'è voluto l'incoraggiamento ed era una situazione piccolina. La prima volta che poi a Sonnino e Priverno ho avuto 300, 400, 600 persone, perché erano delle manifestazioni organizzate dagli enti locali, io volevo tornare a casa, dico fatelo fare a qualcun altro, ma hanno buttato sul palcoscenico come un sacco di patate praticamente. All'epoca poi ero secco quanto una lice, volavo e ho trovato lì la forza, perché ho cominciato, ho sentito una voce, guarda il centro della piazza, e c'era il monumento, dice così non vedi la gente, non ti emozioni e cominci a parlare. Guarda, io c'è una tecnica, immaginarsi, nonostante ci sia tanta gente, immaginarsi comunque da soli a fare una cosa, sì, che vero, ami disperatamente fare, e questa cosa ti dà la forza di partire, poi di rompere questo ghiaccio e di proseguire. Domanda tecnica invece sul Festival Italia Musica: in un balletto di apertura avete usato dei veli rossi, hanno un significato particolare o era solo la coreografia di quel ballo? Allora, devi sapere che io amo lavorare proprio con i teli tantissimo e studio e creo tantissime coreografie con il telo di qualsiasi colore per creare movimento, perché mi piace proprio questa tecnica dell'utilizzo del telo accompagnato dalle movenze artistiche di una ballerina. Ovviamente lì c'è poco spazio, quindi ho potuto fare ben poco, però è proprio una mia passione, e
e amo creare proprio le coreografie con l'aiuto del telo, che è molto scenografico secondo me. È vero, sì, è molto. Grazie. E poi abbiamo avuto l'onore di parlare con una persona che esprime la luce della costiera amalfitana attraverso i suoi occhi, i suoi sguardi, le sue movenze, quindi è un piccolo tesoro da conservare, preservare e tenere bello lì in una cripta, ma soprattutto dove possa esprimere tutta la sua validità artistica, professionale, di ballerina, ma anche tanta umanità che si vede attraverso il ballo. Quindi un grazie come maestra di ballo, un grazie come ballerina e un grazie come donna che vive la vita di tutti i giorni. Grazie a te, grazie a voi. Ok, allora Concetta, noi ci lasciamo così. Io ringrazio la maestra del corpo di ballo Flash Dance di Cassino. Ricorda un attimo la via, Concetta. Allora, via Appia 39. Esatto, quindi scuola di ballo Flash Dance, Concetta Migliaccio. Grazie di essere stata con noi, spero che ci siano anche altri appuntamenti, magari parleremo a 360 gradi perché abbiamo trovato un'ottima speaker radiofonica, non ci manca nulla praticamente. Grazie Concetta, alla prossima. Buonasera. Buonasera a te, ciao ciao, grazie. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.